78. Naruto ha fatto il botto. Lei ogni tanto gli dà una strizzatina. Sì. So, So, sì. sì. Seguitemi. Fate attenzione So, perché fra sì. poco utilizzeremo la mia tecnica Personale. personale. Famoso dove? Ci siamo persi qualche puntata. Figo. Mi piace quando fa, ragazzi, andiamo, siamo pronti. Sì, ma hai capito come sta là? Ma se glielo dici, è un No! segreto. No, scusa, non ho capito. Mettilo indietro. Mettilo indietro. No, sto vedendo che succede. Minchia. È peggio di quella di Kakashi. Quella di Kakashi È che scoppiato il culo. era? Ah! Oh no, Sasuke! È caduto addosso, Sasuke. Niente da dire. Gli ha rotto il culo in pratica. Ti rompo il culo, letteralmente. C'ho il culo spanato adesso. Accidenti, Aurora. Mi ha attaccato alla base della coda dove le difese sono più vulnerabili. Non è stata una Chiamiamola buona base della idea. coda. O L'impatto dell'esplosione è stato devastante. puoi Mi dire che ti fa sento male solo l'ano, eh? lontano. Succede Non la stringe troppo, che è già piatta di suo. Pensa a Sakura. Devi salvarla, fosse l'ultima cosa che fai. Prendila e pensa soltanto a scappare. Solo tu puoi farcela. Perché ovviamente lui deve affrontarlo. No, no, penso che voglia morire. Momento. Non posso fare No, gliel'ha altro detto, sei che l'unico che può cercare di farcela. aiutarla. Non si regge in piedi, guardalo. Se è giunta la mia fine, significa che al mondo non potevo fare di più. Ho già perso tutti i miei affetti una volta, Naruto. Quindi, Ah, sei stato derubato. ora non ho la minima voglia. Lo consideravo un avversario fortissimo adesso. E adesso cosa? Adesso so che lui non conosce la mia forza. Adesso cosa, Naruto? Se non vende a se stesso, non potrà mai diventare davvero potente. E Sasuke mi sa che viene traumatizzato a vita. Proprio il suo ego, proprio. Cosa gli prende? Ha deciso di rivelarlo al mondo proprio ora. Lei è svenuta, quindi non potrà assistere a Ma nulla qui di tutto smonta ciò. veramente Sasuke, è proprio l'orgoglio di... Sì, ma io volevo che Sasuke lo vedesse. Ah no, non è qui, è dopo. Spoiler! Non ti ho detto cosa deve fare. Non già mi hai detto che... Oh no! Quanti Naruto! Non mi incubo tutti Dai questi teste. Naruto. Sì, si è decisamente montato le teste. Sono veramente Devo euforico. ammetterlo anch'io, mi hai lasciato proprio senza Ma parole. tu chi sei? Vuoi andartene? Complimenti. Lascia che ci pensi io a risolvere questo piccolo contrattempo. Attento, mostro! Sta arrivando e comincia a tremare! Pazzesco. Non è il Naruto che conosco. Eccola. Perché non poteva fare la cosa della sabbia di prima? Non credo che lo fa quando è trasformato. Poltiglia. Non posso accettare di perdere contro quel ragazzino. Io sono Gaara, sono io il più forte. Ok. Non hai ancora vinto, Naruto! Scatenerò la mia forza contro di te!
risvegliato. Eh sì, ma è sempre più grosso, non è possibile. No, questa è grandezza naturale. Naturale? Ah, è vero, è grande come la volpe a nove code. Sì. Così grande. Adesso non credo proprio che riuscirai a salvarti dai miei antichi. Gaara sta ancora ragionando o è solo il demone ormai? Sì, tu sai cosa devi fare? Sakura. Povero Sasuke. Oh, gliel'ha fatta, vado. Incredibile che sia riuscito a evocarlo in quello stato. Visto la ranocchia sotto. Io ti proteggerò! Grazie di cuore. Mi stai facendo divertire. Naruto. È valsa la pena di fare tanta fatica per allenarsi. Soddisfatto. Ora il giochetto mi riesce a meraviglia. Ancora tu. Pensavo facesse ancora di peggio. Di disturbarmi. Lo riconosco. Quello è il demone tasso della sabbia. Allora, mi deve dei soldi. Che cosa vedi di unirti a me in questa grande sfida? Scordatelo. Perché mai dovrei perdere il mio tempo prezioso per stare appresso a un moncioso come te? Ma avevi già detto che l'avresti aiutato. Questo discorso. È un capo che si rispetti, ci tiene al proprio assistente e lo aiuta. È vero, in effetti gli avevo nominato mio assistente. Però non abbiamo ancora bevuto insieme per suggellare l'accordo definitivo. E non mi hai mai assistito. Ma che cosa vuoi che possa bere con te? Sono minorenne, vuoi forse brindare d'acqua? Lascia perdere i battibecchi e concentrati su quello che ha da dire il tuo tesorino. Cosa ci fai qui, mio piccolo Gamakichi? Avevo del tempo libero e sono passato a dare un'occhiata, papà. Cosa? Gamabunta è tuo padre. Sai, papà, quel bestione laggiù ha osato fare il prepotente con me. Ma come si è permesso? Ma avrebbe potuto farmi male se non fosse stato per questo ragazzo. Non diciamo il fatto che è stato lui a evocarmi qua in mezzo, però. Come fa a essere il padre? È una pulce in confronto. Caro ragazzo, ti dichiaro ufficialmente mio assistente. Allora, dai. E tu, mostro, ora imparerai che fine si fa a importunare mio figlio. Vieni, forte, piccolo, questo è l'inizio. Spero che questi boschi siano disabitati. Che vuoi? Lo so io. È talmente grosso che il mio pugnale non riesce a... Ma se non riesco a finirlo, rischiamo... Ehi, grande capo, mi dia retta! Sakura si trova laggiù, quindi evitiamo di andare in quella direzione. Cerchiamo di attirare Gaara da questa parte. E che sarebbe questa Sakura? È la ragazza per cui è una cotta. La vita di Sakura è in grave pericolo, mi creda. Anche Sasuke c'è lì. C'è pure il cane. Sto ufficialmente combattendo contro una rana. Quello è un medium spirituale. Per ringraziarvi di avermi fatto divertire così tanto. Mi ripagherò molto volentieri. Con una dimostrazione della potenza della sabbia. I cerchi neri che hai intorno agli occhi sono un chiaro sintomo di insonnia. Chi viene posseduto dallo spirito del demone tasso non può mai dormire per tutta la notte. È una condanna atroce. Il demone si ciba del suo io interiore fino ad assumerne il controllo totale. E questa è un'eventualità da evitare a qualunque costo. Però la carenza di sonno ha una grave conseguenza. Il medium spirituale del demone tasso taglia essere mentalmente instabile. E beh, mi sono seriamente occhiaie quelle, ma quindi ora lo mettono a dormire? Per sconfiggerlo. Ci si è messo da solo. Lo spirito del demone tasso viene liberato. Finalmente sono emerso dal
delle tenebre, tremate miserabili! Chi è? Sarebbe quello, il demone Tasso. Caspita, veramente una brutta faccia. Sì, l'ho visto, eccolo là! Il mozzoso che voglio eliminare, preparati a soffrire! Oh sì! Stasera si balla tutta la notte. Dopo ci scambiamo le ricette, dai. È necessario risvegliare il medium spirituale, ma ci vuole la tecnica giusta. Peccato che io non la conosca. Proviamo a darvi una bella scrollatina. Adesso, ragazzo! Grande capo! Non riesco a scuoterlo se lei continua a saltare via così. Guarda, ragazzo, che noi rospi non abbiamo né artigli né corda con cui tenere a bada l'avversario. Bisognerebbe trasformarsi in qualcosa che sia in grado di tenere a bada quel grosso demone. Detto questo, devo anche informarti che non sono bravo nelle trasformazioni. Comunque posso provarci. No, bene. Segui le mie istruzioni e mira a sigillo, ragazzo, e speriamo bene. Speriamo? Ti servono corna ed artigli, ricorda. Sì, ho capito. Che animale mitologico esce fuori, mo? No, vabbè. E sono riusciti a pensare tutti e due la stessa cosa. Non so come funziona quella combinata. Fantastico. Mi piace. O meno che come ne è nata. Ho fatto la volpe, mo. Non mi viene la battuta. Mi piace come sta andando.